rosso veneziano abbiamo 20 incontri sul dominio dei quattro elementi e la loro interpretazione, ovvero la mimesica. Questo workshop, diciamo questo laboratorio, è fatto da 20 incontri. I punti che toccheremo sono la storia della mimesica, la scoperta primordiale degli elementi che caratterizzano la vita sul nostro pianeta, la capacità dell'essere vivente nella spontanea arte della mimesica, la descrizione mimesica degli elementi fondamentali, poi il quarto punto, la descrizione fonetica di tali elementi, la descrizione grafica narrativa di essi, la percezione corporea, sensoriale degli elementi ed il loro posizionamento nello spazio, poi la prossemica. Abbiamo quindi come ottavo punto le azioni fisiche secondo i cinque sensi, vista, udito, tatto, olfatto e gusto, con le loro sfaccettature del vedere e dell'ammirare, del sentire e dell'ascoltare, del toccare e del cogliere, dell'odorare e dell'annusare, del mangiare e dell'assaporare. Le azioni fisiche secondo Rudolf Steiner e la sua teoria dei 12 sensi umani suddivisi in tre gruppi, i sensi della volontà, e qui abbiamo il senso dell'equilibrio, il tatto, senso del proprio movimento e senso della vita, gli intermedi, abbiamo qui l'olfatto, del gusto, della vista e del calore, quelli del pensare, dell'udito, del linguaggio, della rappresentazione e il senso dell'io. Gli esseri viventi, animati apparentemente inanimati, sarà l'argomento del nono punto. A 10 abbiamo le differenze tra mimesica e mimica e tra il romanzo, lo spettacolo teatrale, l'opera cinematografica e l'ologramma. Come undicesimo punto abbiamo come ideare e progettare un testo di narrativa, di drammaturgia, un testo teatrale ed una sceneggiatura cinematografica. Abbiamo il dodicesimo, come leggere e scrivere un romanzo, una poesia, un testo teatrale, una sceneggiatura cinematografica, una lettura drammatizzata. Quindi passiamo allo scrivere per comunicare emozioni, per proiettare immagini. Il quattordicesimo punto vede l'empatia, la poesia, il teatro, il cinema e la fiction televisiva. Quindicesimo punto abbiamo la scrittura creativa corporea, le microespressioni comunicate dagli occhi, dalla mano, dalle labbra, ovvero comunicare con il corpo. Sedicesimo punto abbiamo analisi del testo, la costruzione del personaggio, la sua voce, cercare la voce del personaggio. Diciassettesimo abbiamo, parleremo dell'essere il personaggio secondo la tecnica mimetica, vedremo i caratteri. Diciottesimo, adeguarsi agli spazi e rispettare gli oggetti che occupano insieme a te lo spazio scenico, percepirli, fare attenzione a non toccarli, addirittura ad occhi chiusi. Il dodicesimo faremo degli esercizi di rilassamento. Come ventesimo siamo qua alla nostra conclusione di questi 20 punti attraverso i quali apprenderemo l'arte dell'immedesimazione nei ritmi dei quattro elementi della natura. Il ventesimo punto abbiamo l'onomatopea, l'etimologia, la parola e infine abbiamo la dizione. Ricordatevi che è in libreria il manuale di dizione, con la prefazione del nostro presidente dell'Authority Corrado Calabrò e i contributi di Dacia Maraini. L'autore di questo manuale, eccolo qui davanti a voi. Il corso ha l'obiettivo di trasformare una passione in arte o in professione. Saluti e alla prossima puntata.